In questo video parliamo della tecnologia REST. REST è un acronimo che sta per, vedete, Representational State Transfer. Il centro della questione è rappresentata in questa slide. Vedete, qua abbiamo un database e abbiamo un laptop e uno smartphone che eseguono delle query verso questo database. Tipicamente questo setup funziona bene all'interno di una rete locale, okay, in cui non ci sono grosse problematiche di sicurezza, la rete è protetta dall'esterno grazie attraverso l'utilizzo di firewall e chi scrive un software in JDBC è molto spesso a conoscenza, quasi sempre, della struttura interna di database e quindi appunto può scrivere un software utilizzando le JDBC in cui effettua delle query esplicite che tengono conto della struttura interna di questo database. L'immersione però di internet, tutto il mercato mobile degli ultimi 10 anni, sostanzialmente 10-15 anni, ha però amplificato il numero di client da questa parte della figura, vedete qui a sinistra, in cui avete altri tablet e un altro laptop che hanno come scopo quello di collegarsi a questo database. Okay, i primi fra tutti i grandi social network, okay, Facebook, Twitter, sono tutti esempi di applicazioni sostanzialmente vuote. All'interno dell'applicazione di Facebook non ci sono i vostri dati. I dati sono contenuti in un database remoto, su delle macchine in California, negli Stati Uniti, probabilmente sono duplicate anche in Europa, non è questo il punto. Non sono sulla vostra rete locale. Quindi è emersa l'esigenza pratica, l'esigenza materiale di accedere in un modo sicuro, scalabile, perché i client possono essere milioni, ha dei dati conservati su dei database remoti. A questo scopo JDBC non si presta bene. Perché? Perché l'esposizione dei database direttamente su internet, su reti pubbliche, implica spesso delle questioni legate alla sicurezza. Okay? Non è un approccio facilmente scalabile verso l'alto, perlomeno a livello, verso i numeri che sono necessari attualmente su internet. E in più scrivere applicazioni in JDBC richiede la conoscenza del database interno. Capite bene che Facebook non vuole rilasciare i dettagli di come sono fatti i suoi database al mondo intero. Vuole un meccanismo attraverso cui possa esporre i dati in un modo sicuro, semplice, molto scalabile, pur mantenendo nascosti i dettagli interni dei loro sistemi. La risposta a queste esigenze, che ha portato una forte immersione di questa tecnologia negli ultimi 10-15 anni, è appunto la tecnologia REST. E come funziona? L'idea è sostanzialmente molto semplice. I client locali eseguono query JDBC, come abbiamo visto in video precedenti, verso il database. I client remoti fanno delle query ad un servizio REST. Un servizio REST sostanzialmente è un passacarte, è un servizio web, quindi appartiene alla famiglia dei web services, che espone i dati di un database. L'idea qual è? I client eseguono una richiesta REST, che sostanzialmente è una richiesta HTTP. Poi vedremo più nel dettaglio come sono fatte queste richieste HTTP, ma fondamentalmente c'è un verbo, che in questo caso vedete è GET, e c'è il nome di una risorsa. Il nome della risorsa è questa qua, è users search, e poi ci sono dei parametri. In questo caso diciamo che il nome dell'utente che cerchiamo è Nicola. Questo servizio web riceve la risposta e la traduce in una query JDBC. Okay? Interroga il database alla ricerca delle informazioni reali, il database gli ritorna un result set. E questo servizio REST prende il contenuto di un result set, lo rimpacchetta in un formato che sia comodamente inviabile su internet. Tipicamente si utilizzano o JSON o XML, che sono due formati di rappresentazione dei dati molto comuni, molto utilizzati, e lo inviano ai client. Questo tipo d'approccio, essendo web, è estremamente standard, è estremamente accettato, estremamente utilizzato, può scalare verso l'alto molto bene perché le tecnologie per parallelizzare i servizi web sono già molto mature, non implica l'esposizione del database vero e proprio su internet, risponde un po' a tutte le esigenze di cui parlavamo sopra prima, motivo per cui si è estremamente diffuso. Un altro motivo per cui
recentemente ha continuato a diffondersi molto rapidamente è che ci sono delle librerie molto comode da usare, già scritte per vari linguaggi. Quindi è molto semplice sia scrivere dei client REST, quindi scrivere un programma che acceda dei dati esposti attraverso questa metafora da remoto. Quindi, non so, le famose API di Facebook, le API di Twitter, le API di Google funzionano quasi sempre in base a questi meccanismi. È molto semplice scrivere dei client che accedono a queste API utilizzando questa metafora. Ed è molto semplice anche scrivere dei server. Quindi, nel caso in cui serva, sia necessario, possiamo decidere di esporre i nostri dati all'esterno, nascondendo il database sottostante attraverso questa metafora. Questo è un esempio. Questo è un esempio scritto su Linux in cui c'è un tool, o anche su OS X, sui sistemi Unix, questo tool che si chiama curl, che esegue richieste HTTP, FTP per i protocolli di rete più comuni. Per chi ha Windows potete anche non utilizzare questo software e usare direttamente un browser. Se voi inserite questo indirizzo all'interno di un browser, oppure utilizzate curl per chi usa Unix, eseguite una richiesta HTTP verso un servizio che in questo caso si chiama Financial Modeling Prep, in particolare un particolare indirizzo di quel servizio, quindi API V3 Quote AAPL, e ottenete una risposta formattata in JSON. Quindi vedete, JSON tipicamente utilizza queste parentesi graffe in cui ci sono liste di coppie, chiave, valore. Quindi ci dice che queste sono dati, ad esempio, questo è un servizio web, un servizio REST effettivamente funzionante che espone dati finanziari. Quindi ci dice che il simbolo è AAPL, questa è l'azione della Apple, il nome dell'azienda, il prezzo di oggi, il prezzo minimo di oggi, il massimo, quante azioni sono in questo momento a disposizione, sono state vendute nel mondo, l'orario della richiesta, ok? Invio una richiesta per una risorsa remota utilizzando una chiamata web con curl, con un browser, con una libreria scritta apposta per fare questo tipo di richieste e ottengo dati formattati in un linguaggio standard. Vedete, è molto più semplice delle JDBC. Non devo usare librerie complesse, non devo utilizzare driver, non devo conoscere come è fatto all'interno del loro database. E invece dal lato di chi espone questo servizio non ci, so, ci sono molti meno problemi di sicurezza ed è molto più semplice scalare verso l'alto, quindi parallelizzare, aumentare il numero di richieste a cui possiamo rispondere sull'unità di tempo. Questo è un altro esempio, è tutto identico, c'è sempre una richiesta HTTP e c'è sempre una risposta in JSON. Quello che cambia è il nome della risorsa, quindi mentre prima era API V3 Quote APL, quindi dammi quella particolare quota, quella particolare quotazione riferita a questa azienda. Adesso chiedo, sto cercando qualcosa riguardo una compagnia, company, in particolare il suo profilo, di che compagnia? Di APL. Quindi otteniamo altri dati sempre sull'azienda Apple. L'idea è questa: richiesta HTTP e mi ritornano indietro dei dati formattati in un qualche modo. Espongo dei dati remotamente senza la complessità delle JDBC. Perché impararlo? L'abbiamo detto prima, perché è una tecnologia estremamente diffusa, vedete, Twitter, Facebook, Flickr, Instagram, tutti questi indirizzi sono rivolti alle API di questi servizi. Le API, abbiamo già visto, sono i manuali sostanzialmente di come si interagisce con un sistema, tutti questi sono servizi REST. Quindi se andate dentro questa documentazione troverete i nomi delle chiamate da effettuare per avere i vari tipi di dati che vi interessano all'interno di questi servizi. Quindi perché impararlo? Perché è estremamente diffuso. Okay? Non necessariamente per fare un vostro server REST, ma sicuramente lato client per accedere a servizi web che contribuiscono ad arricchire le vostre applicazioni è estremamente, estremamente comodo.